Ragazzi, io sono Dario Colindo e oggi sono qui per aiutarvi a risolvere un problema che molti utenti riscontrano con l'App Store. Spesso il negozio digitale con il quale è possibile scaricare le applicazioni iOS, quindi per iPhone, iPad e iPod Touch, può capitare si blocchi, può capitare non scarichi le app o può capitare che in effetti non funzioni bene. I motivi per questi blocchi sono diversi, gli errori possono essere causati da diversi fattori, ma nella stragrande maggioranza di casi è esclusivamente un problema di cache. In questo video vi farò vedere proprio come risolvere questo problema, in questo video vi farò vedere come pulire totalmente la cache dell'App Store con una procedura estremamente semplice. In questo video vi farò vedere quindi come risolvere i problemi relativi all'App Store in iOS. Io sono Andrea Colindo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. La procedura per risolvere i problemi in App Store è veramente estremamente semplice. Tutto quello che dovrete fare sarà avviare l'applicazione con la quale si scaricano le app in iPhone, iPad e iPod Touch e selezionare una delle 5 sezioni presenti in basso. Una volta selezionato il tab, non dovrete fare altro che tapparci per altre 10 volte e vedrete che l'App Store si riavvierà, vi riporterà nella schermata principale e si potrà di nuovo riutilizzare, ma questa volta con la cache pulita. Avrete notato che la procedura è estremamente semplice e io vi consiglio di farla almeno una volta, giusto per pulire la memoria cache del vostro dispositivo, ovviamente quella relativa all'App Store, e in modo tale da utilizzare l'applicazione proprio come se fosse la prima volta. Quindi, qualora ci fosse qualche errore, qualora ci fosse qualche file danneggiato, verrebbe eliminato e tutto tornerebbe a funzionare come prima. Vi sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.